era la frazione più temuta, non tanto per gli 8 Gran Premi della montagna, ma per le insidie che nascondeva lungo i suoi 152 chilometri. E a compiere l'impresa su questo terreno è stato il tedesco Lennard Kamna. Appena 19 anni, un titolo mondiale della cronometro per gli juniores e un titolo nazionale sempre della cronometro sulle spalle. Secondo nel prologo di Les Essert e oggi vincitore sulla salita di Crewe a Saint-Christophe. Il tedesco del team Stolting aveva preso il largo insieme ad altri 13 atleti nella prima ora di gara. Un'azione caratterizzata dal mancato accordo tra i fuggitivi, rotto subito dal kazako Zemliakov. Un tentativo di assolo però destinato a non andare a buon fine, e quando sul kazako sono tornati i migliori di giornata, ecco l'allungo di Kamna. Alle spalle dei 13 fuggitivi invece è andata in scena la lotta per la maglia gialla. Scatenato il russo Mamikin, che dopo il successo di ieri a Cervinia ha tentato in più occasioni di attaccare i diretti rivali. La miglior difesa è l'attacco, ha recitato il russo in maglia gialla, ma l'attacco decisivo a poco meno di 5 km dall'arrivo è arrivato da Robert Power. Un affondo ricco di potenza e un affondo che ha lasciato il segno, visto che l'australiano è tornato a vestire le insegne del primato, ma alle sue spalle non c'è più Simone Pettilli, che cade in terza posizione, c'è il belga Lorenz De Plus della Lotto Soudal. It was really a great day today. I can win with the help of my teammate Zivio Heklotz. He helped me in my group and that was a really good team. When you attack today, you think to win or you try? I try. I hope that I can win, but I think that the Coldback guy was a little bit better than me, so I hope I can make the decision before the last mountain. Simone Velasco, terzo posto che ti ripaga dopo una settimana di tante fatiche. Sì, dopo la crono e le tre tappe impegnative, possiamo dire che oggi la gamba era abbastanza buona, ha risposto bene a tutto il giro e peccato è mancata la vittoria. Ci tenevo tanto a vincere sotto un traguardo così prestigioso, però è arrivato un terzo posto che ci conforta per il finale di stagione. Robert, is all okay? Yeah, I mean it was a tough day and I came off over the top of the third climb, but yeah, it was all okay and got back on and yeah, I was so motivated for today and I really wanted to get the jersey back. Mainly because my team had worked so hard, so yeah, I can't thank them all enough. A new yellow jersey for you, and tomorrow? Yeah, super tough, eh? Super, super tough day, but yeah, I'm looking forward to it. I think all the guys are in high spirits after today, so it's going to be super tough, but the last day of the tour, so. Domani, ultimo appello sulle rampe del Gran San Bernardo. La leadership di Robert Power sembra già rafforzata, ma attenzione, una piccola crisi potrebbe costare caro a tutti.